stupratore. La castrazione chirurgica annulla gli impulsi sessuali dei responsabili di molestie, stupri, atti osceni e altri simili reati. Si controllano così gli istinti selvaggi dei predatori sessuali. I pedofili non castrati, ad esempio, continuano a colpire anche dopo gli arresti e le condanne, mentre, dopo la castrazione, i tassi di recidività passano da quasi il 100% ad appena il 2%. Perciò tutto è nel cervello. Commento. Nel cervello fisico non c'è niente di suo. La castrazione distrugge la parte del cervello che riceve gli impulsi che inducono l'individuo a stuprare, non gli impulsi stessi, che rimangono quelli di uno stupratore, cioè di un individuo non evoluto.